Giorno 6. Dove? All'incrocio. Eh? Questa cos'è? È una spilla rossa. Una nuova spilla. Da dove salta fuori? Assomiglia a una spilla del giocatore. Non serve a scansionare. Bah, che spilla strana. Dov'è la Stalker? Eh? Forse non si è ancora svegliata. Quel tipo diceva la verità. Sono davvero morto. Non ricordo la mia morte. Ma d'altronde è parte del mio nome. Non riesco a ricordare nulla. Cosa aveva detto il signor Anicoma? Ora ascoltate. Questa Shibuya non è la vostra Shibuya. È la Shibuya del compositore. Che utilizza i demoni per far funzionare il gioco. Non importa cosa succede, le persone non vi vedranno, non vi sentiranno e di conseguenza non vi aiuteranno. Il partner è l'unico che può tenervi in vita. Così saremo invisibili. Solo quelli coinvolti nel gioco possono vedervi. Cioè, i giocatori, i demoni e tu? Esatto. Ma perché sono in questo stupido gioco? Tutti i giocatori arrivano al PS dal PR per lo stesso motivo. E ognuno deve dare impegno come biglietto d'ingresso ciò che ritiene più importante. Ciò che ritiene più importante. E lo riavremo mai indietro? Se vincerete, altrimenti perderete il vostro biglietto d'ingresso per sempre e, beh, il vostro diritto di esistere. E già questo forse era un indizio? Una Shibuya speciale usata soltanto per un gioco. E tutti i giocatori vengono qui per lo stesso motivo. La morte. Quindi sono morto. La Stalker è morta. E partecipiamo tutti a una specie di gara per ritornare in vita. Come sono morto? Qual è stato il mio biglietto d'ingresso? Maledizione, non riesco a ricordare niente. Oh, la missione. Domina la vista dell'incrocio pedonale alle 15. Hai 180 minuti, fallisci e sarai cancellato. I demoni. Aia, manco a farlo apposta. Ah, che missione strana. Sono all'incrocio. Ma cos'è la vista? Maledizione. Non conosco Shibuya abbastanza bene per capire cosa vuol dire. Ma quando si sveglia quella? Ehi, alzati e cammina, abbiamo una missione. Ciao. Hai qualche idea? Domina la vista. Neanche una. Wow, grazie per esserti sforzata così tanto. Ma che l'hai preso? Beh, aspetta. Guarda meglio, magari c'è un indizio nascosto. L'incrocio pedonale è alle 3 del pomeriggio. Dovrebbe succedere qualcosa, o dovremmo farla accadere. Cominciamo cercando di capire cosa vuol dire questa missione. Teschio rosso, rallenta i movimenti di Neku. Non mi ricordavo avesse un effetto la spilla rossa. Posso usarla? Perché posso usarla, ma meglio di no per ora. Figa, abbiamo 18.000 yen qua, eh. In totale abbiamo 7.000, 18.000, 20.000, 10.000, 1.300. Abbiamo 56.300 solo con queste qua. Abbiamo un bel gruzzoletto in mano se ci servissero dei soldi, eh. Siamo all'incrocio, c'era mica qualche negozio qua? Sì, l'edificio 104. Aumenta il livello di fusione massimo. Ricevo un livello in più per ogni sticker che ottieni. Facciamolo. Ecco qua. Abbiamo bisogno di oricalco. Un sacco di spille ce lo richiedono. Ed eccola qui. Questa qui del topino che l'altra volta non abbiamo preso. Io la comprerei. Ecco qua. Livello 4. Questa qui invece ne vuole uno di quelli rossi. Questa qua. Metallo raro e tektite. Bonus esperienze tecnica, sferi 10 più colpi a mezz'aria. Allora, non so se questo possa funzionare con il joypad, però a sto punto, perché no? Qua ci sono i grandi magazzini, però figa, questo vuole 1 milione di yen per un orologio, cioè, porca miseria. Che tanto non ci risponde, non ci parla neanche, ci guarda proprio schifati, ma proprio male, male, male. C'era una missione che mi chiedeva la carne di prima scelta, quella lì dell'hot dog. Vuole 10.000? A sto punto compriamola, no? Ma scusa, è passato un giorno, perché non mi ha dato indietro la mia roba? Comunque, quando Shiki la indossa, tieni. Bello, non puoi indossare i capi vestiti allo stesso punto, perché? Perché no, fine.
Grazie. Poi il cappellino e il collarino. Ma scusami, a me sembrano totalmente diversi come gialli questi due. Dobbiamo comprare dell'altro gelato. Abbiamo bisogno di un bel po' di coraggio. Intanto vendiamo un po' di queste qua da 1000. Facciamo 10 da 1000. Compriamo la carne di prima scelta. Anche se questo cos'è che fa? I punti ferita di 12. Ok, tieni. Visto, ce li ho i soldi per comprarti la roba. Stronzo. Il demone nero. Quindi di qua non si passa. Cos'è che vuoi? Eh? Come butta, giocatori? Volete eliminare la barriera? Per prima cosa, portatemi una Murasame. È una spilla. E poi parleremo. Non l'accetterò se non sarà almeno di livello 3. Livello 2 ce l'abbiamo, vero? Livello 2. Dannazione. Qua c'è l'altra spilla, quella che volevo comprare. Ok, io la comprerei anche se non è utilissima, però può essere qualcosa. C'è anche questa. Colpisce un nemico con un fendente. Magari si combina con l'altra, Compriamola anche questa. Queste due invece non ci servono per ora. Anche di qua c'è il... c'è il demone vestito di nero. Vabbè, per adesso vendiamo 2 da 5000. Forse sto spendendo un po' tanto per le spille. Forse sto spendendo un po' tanto. Ma sono abbastanza sicuro che in un futuro ci potrebbero servire. E ci compriamo anche questo qua. Perfetto. Il negozio è salito a 3. Grazie. Va bene. È il momento di far salire di livello queste spille. Ehi, wow. Davvero notevole. Potete passare. Perfetto. Proviamo a passare di qua allora. Che tra l'altro io non ho idea di dove sto andando. C'è di nuovo Makoto. Guarda un po'. Ah, sono spacciato. Ora arriva la ragazza. Ma che cosa sta borbottando quel tipo? Sento il tempo scivolarmi addosso. Solo altre 3 ore. E poi sarò licenziato. Ciao ciao Makoto, eh. Solo altre 3 ore? Eh? Ora è mezzogiorno, perciò tra 3 ore saranno le 15, esatto. Ehi, credo che quel tipo possa essere la chiave. Parla, accidenti. Perché è così silenziosa oggi? Quindi, già, scansioniamolo, ok? Facciamolo, che sì, tanto. E tu invece che cos'hai da dirmi? Come un fulmine a ciel sereno, al questionario del demone dovrai rispondere appieno. Partiamo. Domanda 1. Quali dei seguenti negozi si trova nell'edificio 104? Oh no. E chi si ricorda? Atelier? Oh oh. Domanda 2. Cosa mostra l'insegna dei grandi magazzini Shibu? Tacchi alti? Capisco, capisco. Domanda 3. La rana jazz è la numero 2 del report dei rumori. Molti la conoscono come il rumore rana blu. Quali dei seguenti attacchi utilizza? Palle di fuoco, montante, bolle. Facile. Molto interessante. Ok, ecco i risultati. Questionario del demone round 1. A quanto pare... mi dispiace, non posso lasciarti passare finché non lo superate. È così che funziona il questionario del demone. Studiate e provate di nuovo. Oppure le tentiamo tutte? Ma c'è il 104 qui. Basta andare a vedere, perché è probabile che ho sbagliato quello, eh. Quanto pare l'avete superato, perciò potete passare. Ma anche se dimenticherete il questionario, vi garantisco che lui si ricorderà di voi. Ci rivedremo ancora, per il momento vi saluto. Grazie, potenziamento difesa o ricalco. E 5000 yen. E ci troviamo in una zona... Oh, un altro demone. Volete superare questa barriera? Portatemi 3 spille metallo raro. Ce l'ha il numero 58. Impostate la difficoltà su normale. Il 58, eh? E non l'ho ancora scoperto qual è il 58. Aiuto. Sarà in questa zona sicuramente. Sarà questo qui, secondo me. Marchio debole, ottimo. Sarà sicuramente... sarà sicuramente lui. Ecco fatto.
Tiragli il montante. La spilla questa qua dei sassi non è granché utile. Non mi piace. Piuttosto se colpisce il nemico. Grado stella addirittura. Wow. Finché colpisse i nemici ti direi ok. Però devi colpire un punto vuoto. E non abbiamo ottenuto metalli rari. Ostia. Ah, e poi non è detto che era lui il nemico. No, era proprio lui e lo sapevamo benissimo che era lui. E siamo saliti di livello. Yes, abbiamo ottenuto un metallo raro. Uno però, porca miseria. Ce ne servono almeno tre. Però abbiamo portato questo al massimo. Perfetto, ultimo giro della catena. Ok, questa è forse un po' quella un po' più piena di gente. Però se riusciamo a distruggere subito sia la ranocchia che i volanti. Dove è andato l'altro? Ok, siamo saliti anche di livello. Ecco, sapevo che sarebbe esplosa. Eppure gli sono andato vicinissimo. Gli sono andato vicino nonostante sapevo che sarebbe esplosa. Dammi metallo ra. Ah no, era un'altra ancora. Ah, va bene, meglio. Meglio perché così abbiamo più possibilità. Dicevo, abbiamo più possibilità di prendere il maledetto metallo raro. Ecco qua, ridammi la mia maledetta spilla, maledetto. Manchi solo tu. Ecco fatto. Siamo saliti di due livelli molto in fretta, devo dire. Vediamo. Quanti metalli rari, fammi vedere. Quella, abbiamo digerito pure, siamo saliti di livello. Grado stella. Stiamo aumentando le nostre capacità in maniera incredibile. Tre metalli rari, quindi siamo a quattro metalli rari, perfetto. Ehi amico, c'ho tutti i metalli rari che mi hai chiesto. Obiettivo raggiunto, barriera eliminata. Grazie. Seta lucente, bello, e 10.000 yen. Ah, è max. Ma abbiamo fatto il giro. Oh no, è stato inutile passare di qua. Che cacchio. Va bene quindi Makoto, sei tu la chiave di tutto, vero? 3 ore, eh? Cosa? Ma il capo è uscito di testa. Pagare tutti quei soldi per il piano Q. La pubblicità durerà giusto qualche secondo. Neanche il tempo di attirare l'attenzione. Il piano Q, eh? Che diavolo è? Attirare l'attenzione. Ci sono! Ehi, la nostra missione deve essere questa. Ah, davvero? Pensaci. L'orario corrisponde alle 15. E attirare l'attenzione, lo sguardo, la vista, stessa cosa. Ma cos'è il piano Q? Neku, lassù. Ovvero? Oh, il Q-Floor! Il grande schermo, è quello del piano Q. Quello che sta trasmettendo la pubblicità. Tutto comincia ad aver senso. Quindi dominare la vista dell'incrocio pedonale vuol dire fare in modo che la folla guardi la pubblicità di quel ragazzo. Sembra di sì. Non succederà mai. Le persone guardano davanti a sé quando camminano o per terra. Quindi la nostra missione è di farli guardare in alto. Devono vedere quella pubblicità. Pubblicità di cosa? Che ne so. Forse lui può rispondere. Dai Makoto, dacci le risposte. È finita. Sono spacciato. Intrappolato nei rottami accartocciati della mia vita. Quanta tristezza. Fantastico. I rumori lo controllano. Sai cosa vuol dire? Sì, va bene. Quanto veloce. Ecco fatto. Scusate, continuava a girare così. Ok, abbiamo due favorevoli. E sono i nostri pennuti
preferiti. Eccoli qua. Ma quanti ce ne sono? Ok, no, mi sembra di averne visto un quarto. Mi sembrava ce ne fosse un quarto che stava arrivando. Dove sei? Ecco fatto. Semplice. A sto giro era una cavolata. Però penso che non sia finita qui. Grado stella addirittura. Secondo me non è finita. Quindi Makoto, stai meglio? Forza Makoto, riprenditi. Oh, la spilla rossa. Certo, sembra improbabile che queste spille diventino la prossima grande moda, ma è il mio lavoro renderle tali. Quella spilla assomiglia a questa. È questo che deve pubblicizzare. Quindi forse riguarda la missione. È solo una normalissima spilla vecchia. Nessuno guarderebbe una pubblicità a proposito. Questo è certo. Ma quel tizio è un esperto, no? Sono sicuro che ha almeno un piano. Speriamo. Certo. Ok, per prima cosa darò via un po' di spille gratis per riempire Shibuya di cartelloni pubblicitari viventi. E per attirare l'attenzione della gente ho bisogno di slogan accattivanti come ha suggerito quel libro. Vediamo. Poca spesa, tanta resa. Scegli il massimo. Surreale fra... Surreale fra no. Perfetto, lo slogan del momento. Se riesco a mettere queste spille sulla bocca di tutti in tempo, sicuramente guarderanno la pubblicità. Beh, almeno lui era contento. Ma anche no. Penseranno che sei svitato. Poca spesa, tanta resa. Sembra la pubblicità delle pile, che sono una cosa ben diversa dalle spille. Nessuno prenderà quelle spille. Faremo meglio a intervenire. Ah. Oh, un messaggio. Surreale fra no, ti prego. Ed è un meme. Oh no. È roba che scotta. Non fa una grinza, ma perché? Oh Cristo. Dobbiamo aiutarlo veramente a vendere le spille con la tipa ora. Scusami. Ah? Io, tu... Sota, questo tizio sta, cioè, parlando con me. Come? Oh oh. Ehi, cosa vuoi amico? Hai qualcosa da dire alla mia Nao? Cioè, ha detto che pensa che io non sia male, giusto? Sbagliato, non lo penso proprio. Cosa? No? Come? Ah, no, è carina. Ma non, ecco a... surreale fra. Proviamo. È surreale, fra, eh? Surreale? Come? Il libro, nel mio libro c'è scritto smetti di borbottare, perdente. Cavoli, stavo solo. Niente, lascia stare. Pensavo avrebbe funzionato, ti giuro. Pensavo che surreale, fra, con questi fosse perfetto. Proviamo con non fa una grinza. Non fa una grinza? Come? Voglio dire, Mio nonno, lui è grinzoso. Grinzoso? Ha l'artrite. Quel povero uomo si dà la colpa perché nessuno indossa queste spille. Quando vedo le sue mani grinzose tremare di senso di colpa, io... Oh, nonno. Quindi, mi faresti il favore di indossare una di queste spille per lui? Diavolo, sì! Wow, davvero! Come ti chiami? Mi chiamo Makoto Miki. Gli amici mi chiamano Mick. Mick, sei un bravo ragazzo. Sì, cioè, è stato assolutamente commovente distribuire spille per tuo nonno all'incrocio. Geniale, amico. Cioè, penso di essermi innamorata. Indosseremo le tue spille, sarebbe un onore. Grazie. Tieni duro, Mick, faremo il tifo per te. Spero che tuo nonno, ecco, si tiri su di morale. Chi? Oh, anche io. Chi, sto cazzo? Makoto. Wow, oggi vado alla grande. Ok, ora proviamo a distribuirne altrove. Altrove dove? Sembra che abbia funzionato. Credi veramente che una spilla come questa possa decollare? Deve, è la nostra missione. Già. Makoto, a dove stai? Deve essere sempre qua nella zona, secondo me. O magari qua dentro. Eccolo qui, appunto. Ok, questo sembra un buon posto. Ricominciamo. Ok, magari è lui, bella fra, eh. Oh, quel ragazzo ne vuole davvero una. Ehi là, campione. Wow. Eh? Fammi indovinare, fra.
Vuoi che io faccia di te uno dei miei slamurai, giusto? Non fare il timido, va bene, via! No, non sono qui per... Qual è la tua martellata preferita? Ma... Qual è il tuo grado? Io non lo so. Chi è questo ragazzo? Surreale, fra. Surreale, fra. Wow, eh? Cos'è quella spilla? Oh, questa? Sì, dimmi dove l'hai presa. Beh, qual è il suo attacco? Surreale, fra. Davvero? E la sua difesa? Surreale, fra. Wow. Frate, io e te dobbiamo combattere. Voglio quella spilla. Eh? Pronto? E... Slam! Yuhu! Wow! Ho vinto, fra! Meglio fare pratica. Se fai affidamento solo sulle spille, non sarai mai un vero slamurai. Quella spilla è mia, grande! Ma... Ok. Ha funzionato. Ha fatto tutto lui. Non importa, tranquillo, va bene così. Eccolo qua, Makoto. Ok, questo sembra un buon posto. E ricominciamo. Secondo me Shiki sta pensando che non finirà mai sta cosa. Oh, l'elettricista. Mi scusi? Ehi, scusami. Non mi sente? E adesso? Parli con qualcun altro? Pensa, Mika, ci sei vicino. Qual è la frase che non hai ancora usato? È roba che scotta? Vieni a prendere della roba che scotta. Eh? Oh, non va bene? Roba che scotta, vieni a prenderla. Eh? Credo di aver ottenuto una reazione. Un'altra volta, cerca di sentirlo, Makoto. È roba che scotta. Vieni a prendere della roba che scotta. Oh, roba che scotta. Oh, che scotta. Sì, roba che scotta. Acchiappala. Ne prendo una. Oh, grazie. Non ho capito che cazzo sia successo. Finalmente, finito. Ora queste spille andranno per forza a Ruba. Meglio andare a vedere cosa dice la gente al piano Q. Fin qui tutto bene. Seguiamolo fino all'incrocio. Ed eccoci di nuovo qua. E ora ammirate il genio del marketing. Scommetto che dovrò farmi strada tra la folla di fan. Diamo un'occhiata in giro. Sicuramente. Oh, e dai. Regalare qualche spilla non smuoverà Shibuya. Faremo meglio seguirlo. Lascia perdere, eh? Anche se completassimo la missione, io non sarò mai... Ehi! Che ti prende? Dove cacchio è andata ora? Eccoti qua! Ehi, che ti prende? Oh, oggi ti comporti in modo strano. Sono quasi le 15. Dobbiamo darci una mossa, falliremo la missione. E allora? Eh? È inutile. Hai sentito anche tu ciò che ha detto quel demone? Anche se completassi la missione e vincessi il gioco, anche se ritornassi in vita, sarò sempre soltanto me stessa. Cosa devo fare? Ma che razza di domanda è questa? Pensavo di essere cambiata, ma non succederà mai. Continuerò a farmi del male. Ah sì? Non sono mai stata carina o intelligente. Non avevo alcuna qualità speciale. Mi odiavo. Volevo cambiare. Essere un'altra. Essere Eri. Ma non ha funzionato. Non... Eh? Ehi, ma sei proprio tu. Ecco appunto. Ah! L'altro giorno ho visto un bellissimo completo al 10-4. Davvero. Ehi, perché non ci andiamo? Tanto non è altro da fare ora, o sbaglio, Eri? Cosa? Eri, ma che... Ehi, aspetta! Una metropoli da centinaia di migliaia di persone, guarda caso, trova la sua copia, tra virgolette. E così ora lo sai. So cosa? Sei proprio scemo. Qual è stato il mio biglietto d'ingresso? Eh? Il mio aspetto. Ho rinunciato al mio vero aspetto. Il tuo aspetto? Allora... Questo è il corpo di Eri.
In realtà non sono così. Oh, wow. Quando sono arrivata al PS e mi sono vista, sono andata fuori di testa. Sì, l'avrei fatto anch'io. Intendo in senso buono. Buono, perché? Perché era ciò che avevo sempre sognato. Una nuova me. Odiavo ciò che ero. E volevo piacermi a tutti i costi. Essere carina, intelligente, perfetta, come eri. Allora, perché i demoni hanno preso il tuo aspetto? Il tuo biglietto d'ingresso dovrebbe essere ciò a cui tieni di più. Ma hai appena detto di esserti sempre odiata. All'inizio non capivo neanche io. Ero così felice di essere Eri, che mi comportava anche come lei, tutta carina e simpatica. Ma era solo una facciata. Dentro niente era cambiato. Sono ancora la stessa persona che sono sempre stata. Allora ho capito. Non sarò mai Eri. Nel profondo non l'ho mai voluto. Ero solo gelosa. Il demone aveva ragione. Ciò a cui tengo di più sono io. Eri è tutto quel che io non ho. Bellezza, cervello, essere estetico, tanti amici. La invidiavo. E ora che sono dentro il suo corpo, fa soltanto più male. Per tutto questo tempo è stata confusa quanto me. La verità è che ho paura. Provo continuamente a sembrare coraggiosa, dicendo che dobbiamo vincere il gioco, ma ho paura di ottenere una seconda opportunità. E se fosse come ha detto il demone, non voglio ritornare in vita se questo vuol dire essere sempre gelosa di Eri. No. Non voglio essere quella persona. Beh, a me piaci come sei. Eh? No, ma che... Nessuno gliene frega niente. Nessuno indossa le spille. Perché? Sembra che ancora non possiamo rilassarci. Ascolta, noi finiremo questa missione. Quindi prometti che penserai a questo per ora, ok? Va bene. Oh, piccolina lei. Makoto, e che ti aspettavi? Di aver dato tre spille a tre persone che funzionasse? Anche tu, eh. Perché nessuno parla delle spille? Mi sono impegnato così tanto. Ehi, Mick! Eh? Oh, signor Oiji, principe! Ti ho visto girare qui intorno. Perché quella faccia depressa? Problemi di lavoro, sto per perdere il posto. Dovevo far diventare di moda queste spille. Ne ho date via un mucchio gratis. Ma non decollano. Oh, Mick, non direi sul serio. Cosa? Va bene, ascolta. Hai lavorato bene per me. Quindi te lo dirò chiaramente. Le tue spille non decolleranno mai, perché stai ignorando le tendenze. Non basta distribuire campioni per rendere la cosa popolare. Vero? E quindi come posso cambiare le mode? In molti modi. Beh, se tu fossi il principe, come me, ti basterebbe camminare per la strada per scatenare una rivoluzione. Se la gente ti vedesse indossare la spilla, giusto. Ok, devo scappare. Appuntamento per la stampa. Stammi bene, Mick. Puoi farcela. Grazie, ci penserò. Tendenze, eh? Ok, se può farlo il principe, posso farlo anch'io. Indossiamo questa spilla e facciamo partire una rivoluzione. Certo, è così che funziona. Questo tipo è pazzo. Però pensaci un attimo. Neku, se indossi la spilla e poi combattiamo alcune battaglie, potremmo riuscire a cambiare la moda. Come lo sai? Ho parlato con Rhyme. Abbiamo notato che indossare le spille in combattimento rende i relativi brand più popolari. Anche se le persone del PR non possono vederci. Già, strano, eh? Va bene, proviamo. Puoi influenzare la classifica del brand locale indossando vestiti e spille del tuo brand preferito in battaglia. Cambiare la classifica influenzerà l'area e le persone al suo interno. Piega la moda al tuo volere e crea Shibuya tutta tua, eh certo, e come no. Tra l'altro questo stesso consiglio me l'avevate dato anche voi, quindi vi ringrazio. Il problema è che quella spilla lì, è un bel calcio nelle balle. Non ha detto quante battaglie dobbiamo provare, però proviamone a fare una magari. Anzi, facciamone due contro questi qua e proviamo a prendere il metallo raro. Ok, vediamo quanto sono rallentati i miei movimenti, la miseria. Grado stella pure con la spilla più schifosa che potevamo avere. Eccolo qua, finalmente, classifica brand 2. E dai, sono troppo lento, non riesco a raggiungere il porco spino, porca miseria. Ecco fatto. Dai, dobbiamo solo farla arrivare prima, in qualche modo.
Dai, ce la possiamo fare. I lupi da colpire con questa velocità sono terribili. Sono veramente terribili. Oh, e siamo saliti di livello anche. Sti lupi sono terribili da prendere, santo cielo. Uff. Che cacchio. Dai, qualcosa abbiamo ottenuto. Niente di che, però. Meglio di nulla. Ce l'abbiamo fatta, su, dai. 500 yen, wow. Che spreco. Ehi, non è una figata quella spilla? Eh? Dove? Lì, quello che indossa quel tizio. Ah sì, molto carina. Mi chiedo dove la vendano. Wow, le persone continuano a guardarmi e sorridermi. E se fossi trendy? Wow, il principe aveva ragione. Ha funzionato. Quindi le spille che indossiamo in combattimento cambiano ciò che va in moda del PR. Esatto. Ma sembra che quel tipo abbia le proprie teorie. Preparati, 104. Sta arrivando il dio del trendy. Certo, come no. È proprio fuori, eh? Ok, bisogna fare tendenza. Sì, con un piccolo aiuto. Oh no, ti prego, di nuovo. Perfetto. Ehi, guarda che forte quella spilla. Ah, quella che ha quel tipo. All'incrocio pedonale tutti ne indossavano una. Davvero? Vedrai che diventeranno una nuova moda. Mi piacerebbe averne una. Wow, ce l'ho fatta davvero. Le tendenze le stabilisco io. Ora che sono diventate famose, devo solo aspettare che venga trasmessa la loro pubblicità. Torniamo all'incrocio. Bene, ce l'abbiamo fatta. Davvero? Ehi, ci siamo davvero impegnati. Ora incrociamo le dita. Neku, mi spiace. Se falliamo, e salta fuori che è stata colpa mia per averti rallentato. Non importa. Abbiamo... Abbiamo tutti delle giornate no. Neku, grazie. Di cosa? Ehi, è lei. Eccola lì. Oh cavolo. Ah. Allora Eri, perché non hai disegnato niente ultimamente? In realtà sto pensando di lasciar perdere. Cosa? Perché? Sei così brava. Oh oh, rivelazione. Rinuncia allo stilismo. Eri, perché? Se vuoi davvero saperlo, scansionala. Cosa? Non posso farlo. È una mia amica. Non posso rigliare i suoi pensieri. Perché no? Hai già scansionato un sacco di persone. Eri, perché vuoi abbandonare lo stilismo? Oh. Sai, c'era una ragazza, Shiki. Oh cavolo. Neku, devo andare. Ehi, ma aspetta. Sicuramente stava dicendo qualcosa di buono su di lei. Shiki, dove sei? Eccola qua, sempre lo stesso incrocio. Mi spiace. Non volevo sentire. Eri parlava di me. Avevo paura. Eri mi disse una cosa prima che morissi. Non sei tagliata per fare la stilista. Non ho mai avuto il suo talento. Credo che alla fine si sia stufata di me. Oh, la smetti di dire cavolate. Chi sei tu? Eh? Tu sei tu. Non sei Eri. Non sarai mai Eri. Potrai soltanto essere te, per sempre. Ma lei è migliore. Dimenticala. Devi vivere la tua vita. Se può farlo lei, può farlo chiunque. Quello che importa è che tu ci provi. Oh, Neku. Sei fortunata a essere gelosa. Ti dà un obiettivo da raggiungere. Quindi, raggiungilo. Hai ragione. Grazie, Neku. È il momento. Sta per partire la pubblicità. Che ansia. Chissà se la gente la guarderà. Neku. Non ti preoccupare, la guarderanno. Ma non ci sono altri giocatori che ci danno una mano? Spille, compra le spille rosse. Ehi, lassù. Quella spilla, chi l'ha creata? Sembra quasi... Ehi, bella grafica. Non ho mai indossato spille, ma questa... Dove posso comprarla? Ehi, bello, guarda cos'ho. Ehi, ne hai una, oh, che fortuna. Oh, conosco quella spilla. Ah, ovviamente, Eri. Mi piacerebbe averne una. E di nuovo lei. Eri. Oh. Neku, mi dai un minuto? Vorrei avvicinarmi a lei. Tanto il timer è scomparso.
Ehi, prenditi il tempo che ti serve. Grazie. Speriamo di non addormentarci all'improvviso. Eri, non devi abbandonare lo stilismo. Te l'ho detto, quella ragazza, Shiki, non sono niente senza di lei. Eh? Sì, l'hai detto. E quindi cosa è successo? Avete litigato? Un litigio. Magari. Shiki è morta in un incidente l'altro giorno. Oh, mi spiace molto. Nessun altro potrebbe realizzare i miei completi. Shiki dava loro vita, li rendeva reali. Devi fidarti molto di lei. Sì, era una persona fantastica. Si preoccupava delle altre persone, notava sempre i più piccoli particolari. Se ai miei modelli mancava qualcosa, ci pensava lei. E i suoi peluche, non saprei nemmeno da dove cominciare. Aveva buon occhio, mani esperte, motivazione. Tutte cose che io non ho. Oh, guarda un po', lei è gelosa di lei invece. Dal modo in cui ne parli, doveva essere una persona fantastica. Già, il giorno prima dell'incidente ho detto qualcosa di cui mi pentirò per il resto della mia vita. Cosa? Era abbattuta perché non riusciva a farsi venire in mente un buon modello. Volevo rallegrarla. Perciò le ho detto, non sei tagliata per fare la stilista. Volevo dire che avrebbe avuto un grandissimo futuro come sarta. Ma credo di averla ferita. Mi ero ripromessa di chiederle scusa il giorno successivo. Ma non l'ho più rivista. Oh, è ancora la mia migliore amica, persino ora. Vorrei poterla rivedere, per poterle dire che mi dispiace, per tornare a essere una coppia fiatata. Oh, che tristezza. Adesso piange. Non lo sapevo, non ho mai saputo che la pensasse così su di me. Credo che voi due abbiate bisogno l'una dell'altra. Neku, credi che io vada bene così? Ehi, a Shibuya c'è posto per gente di tutti i tipi. Chi altro potrebbe fare maialini imbottiti? È un gatto. Neku, voglio rivedere Eri. Così potremmo essere di nuovo una squadra. Sono pronta per la seconda possibilità. Va bene, allora qualunque cosa accada, vinciamo, viviamo. Manca solo un giorno. Bello. Tutto secondo i piani. Sì, signore. Rimangono 3 giocatori. Domani li glasserò personalmente. Suona malissimo quello che hai appena detto. Non vedo l'ora. Porta il gioco di questa settimana alla sua conclusione e la tua promozione Game Master è assicurata. Come suo delegato, signore, le prometto che non fallirò. Sai, sono stufa di questa storia del delegato. Troppo formale. Ti concedo ufficialmente tutti i privilegi del Game Master. Hai dimostrato di saperli gestire, signore. Lei è troppo gentile. Tornerò domani dopo pranzo. Vado a mangiare. Perché? Oh. Perché non posso usarti? Io, ci deve essere un modo. Loro lo sanno. Lo devono sapere. Io sono stufo di rimanere qui a prendere polvere. Bene, è ora di darsi una mossa. Spero solo che sappiano cosa fare. Mi sa che tornerò al bar. Beat deve essere affamato. Ehi, quel ragazzo è scappato. Sesto giorno.